Assessore, grazie Sindaco per questa opportunità che mi è stata concessa, perché Monopoli una gara del genere non l'ha mai avuta e questa volta vogliamo anche lasciare il segno. Ah sì, forse grazie. Vogliamo lasciare il segno perché sarà una gara caratterizzata indubbiamente dalla presenza di atleti importanti e atleti che hanno anche partecipato alla maratona olimpica. E altri maratonieri, altri atleti invece che hanno partecipato e sono atleti di carattere appartengono alla squadra nazionale invece di cross. Comunque sono atleti pugliesi, posso dirne alcuni: ci sarà Ottavio Andriani, Gianmarco Puttazzo, Augello Giovanni, Rutiliano, questa gente solo che corre e corre a livello professionistico, per cui avremo un tasso tecnico abbastanza alto in questa competizione, dove prevediamo anche che giungeranno insieme a loro anche circa 400 atleti, considerate che è un periodo estivo per cui non tutti gareggiano e quindi preferiscono correre con il fresco. Però i veri temerari penso che verranno e onoreranno la presenza qui a Monopoli. Per quanto riguarda invece l'aspetto chilometrico della gara, sarà una gara lunga circa 8 km dove, come diceva l'assessore, la partenza sarà largo Portavecchia, dove prevediamo anche un arrivo intermedio per coloro i quali non sopportano la lunga distanza. Prevediamo un tragitto ridotto di 2-3 km, mentre gli altri proseguiranno per l'intero tragitto che è di 8 km circa complessivi. Che dire altro? Abbiamo la fortuna e per questa mi è servito tanto essere abbastanza conosciuto qui a Monopoli, la fortuna di avere qualche sponsor di maggiore rilievo, quali ci daranno un po' di soldini per poter ospitare questi atleti, e sono atleti che costano anche tanto. E avremo anche la fortuna, speriamo, di alcuni personaggi VIP dello spettacolo. Forse qualcuno non lo sa, qualcuno invece lo sa, sono molto amico con Linus e con Gianni Morandi. Se Linus mi ha dato una certa garanzia che ci sarà, però con queste persone il se è sempre propedeutico metterlo. Gianni Morandi sappiamo, se viene correrà, se è in zona è ovvio che speriamo, incrociamo le dita, lui lo sa che comunque il 25 luglio c'è questa gara Monopoli. Come diceva appunto l'assessore, noi ci siamo appoggiati ad una società, la Barry Road Runners, che il presidente Rino Piepoli, qui presente, illustrerà un po' nel dettaglio quelli che saranno gli aspetti tecnici e le problematiche che caratterizzano l'organizzazione di questa gara. Vi posso dire che la Barry Road Runners, per chi non lo sapesse, è la società che organizza la Race for the Cure. È tra le tre città, Bari, Bologna, Roma, dove organizzano questo evento, e sappiamo benissimo quanto è importante la prevenzione per il tumore al seno, e quindi lascio la parola a Rino Piepoli per alcuni dettagli tecnici proprio della gara. Vi ringrazio e spero di vedervi numerosi sul percorso. Buonasera, io cosa potrei aggiungere? Che è necessaria la partecipazione di tutti, ci saranno assoluti come Vito e quelli degli altri campioni citati, ci saranno tanti amatori, gente che corre per il piacere di correre, e ci auguriamo, visto che abbiamo inserito in questo contesto anche una stracittadina, una gara appunto di 2-3 km ancora da stabilire, dove qui chiediamo la partecipazione di tutta la cittadinanza, da 1 a 99 anni. Ovviamente chi non è nato ancora o chi ha superato i 99 anni non abbiamo la possibilità di farli correre. Spero di avervi tutti o quasi
forse anche più di questi dei presenti, e speriamo che tutto vada per il meglio. Del resto l'assessore è una garanzia, questo è un ripetersi di quello che già c'è stato l'anno scorso, e abbiamo inserito questa gara che ci auguriamo ci porti tanta gente, non solo di Monopoli ma un po' di tutta la Puglia. Grazie, buonasera.